Passiamo alle auto. Come Nuvolari e Varzi, come Sartis e Ailwood, e come tuo padre, sei passato alle quattro ruote. Come è avvenuto il passaggio? Cioè, un giorno ti sei svegliato e hai detto: come ti sei svegliato? Andiamo a correre con la moto, andiamo a correre con l'auto? No, da quando ho cominciato con la moto avevo sempre l'idea di passare alle auto. Ovviamente sono passati gli anni, i risultati in moto ci sono stati, pensare al passaggio in auto diventava un po' difficoltoso, anche perché con le moto sapevo dove ero, cosa potevo fare, i risultati che potevo ottenere. L'auto era Un'incognita. un'incognita. E comunque ho voluto provare nell'80, ho detto beh, se penso di farlo è ora di farlo, perché altrimenti non è che posso continuare ad andare avanti altri 10 anni con le moto per passare le auto, anche perché ovviamente è sempre di più ogni giorno. Adesso i piloti si specializzano già da piccolissimi, con i car cominciano a 5-6 anni Con le mini moto con le pure. mini moto, la stessa roba. E nell'80 ho deciso di correre, di fare qualche gara con Formula 2. Avevo Ernie Eccleston per chiedergli un consiglio e mi fa: ma la miglior cosa se inizi con Formula 3. Qua era, anche se era una categoria combattuta, una bella macchina da guidare, però a poca potenza. A me piacevano i motori con potenza, per cui ho detto no, deve essere almeno un Formula 2. Ovviamente in Formula 1 non posso entrarci subito, Vabbè, certo. anche perché il Formula 2 era già una bellissima macchina, tra l'altro aveva anche l'effetto suolo, in curva era velocissimo. E nel 1980 è stata la mia ultima stagione ai mondiali e ho fatto tre gare in Formula 2, la prima a Silverstone. Avevo in qualifica l'11° tempo Con quale auto? con la March Ah. BMW. L'11° tempo, dietro a me c'era Mansell e altri piloti che poi hanno fatto strada. Il primo giro ero incollato dopo il rettilineo lungo, che veniva un curvone veloce, adesso è cambiata la pista. Ero incollato dietro a quello davanti che, come con le moto, ero abituato a prendergli la scia E e poi passa. buttarmi dentro per passarlo. E lì ero incollato, ovviamente non ho potuto tentare il sorpasso. Sono entrato nel curvone incollato a lui, lui ha fatto la curva e io sono andato dritto, perché ho perso l'aderenza, mancanza di esperienza. Eh beh, certo. Ho dato una botta, sono andato a finire in mezzo alle reti là, che erano reti con i paletti. Il paletto mi ha tolto, la rete mi ha tolto anche il casco, cioè un disastro. Vabbè, quella è stata la prima gara. E è stato buffo perché ho corso a Zolder con la moto e fine settimana dopo ho corso a Zolder con la Formula 2. Sembrava tutta un'altra pista, tutta un'altra roba. Tipo Dovizioso quest'anno che ha fatto il DTM a Misano, adesso lo farà a settembre con le moto. Al contrario, però. E Eh sì. quindi dopo in Formula 2 sei passato alla Minardi, se non sbaglio. Ho fatto qualche gara con Minardi, sì. Però E come compagno c'era Alboreto. Alboreto, però sì, c'è stato qualche problemino di troppo, allora ho deciso di smettere. Il passaggio da moto ad auto è stato difficile? O è una cosa un po' più naturale? Difficile sì, perché sono due cose completamente diverse. Tecnicamente, come guida, come messa a punto, cioè tutta un'altra roba. Sono le regolazioni che cambiano in maniera. Tanto, tanto, cioè ovviamente nell'auto puoi lavorare molto di più, però è anche molto più complesso e devi avere esperienza, a parte il fatto che oggigiorno ormai i piloti fanno poco, dicono anche poco,
Sono più che altro gli ingegneri, i computer, l'elettronica che fa il lavoro che in un certo modo dovrebbe farlo anche o dare le indicazioni anche il pilota. Alcuni in Formula 1 negli anni hanno detto che chi faceva entrambe le cose, come te, moto e auto, poteva avere una diversa percezione di quando staccare e quindi sbagliare. Tu come la vedi al riguardo? Ma è talmente diverso la staccata che non puoi sbagliare, cioè ti devi ovviamente adattare. La staccata dell'auto, della formula e della moto sono tutta un'altra roba. La moto devi cominciare molto prima. La macchina ormai freni che sei quasi dentro, sei dentro il curvo. Nell'84 c'è stato un passaggio in Formula 1 o è successo dopo quello? 83 in Formula 1. Cioè l'82 ho finito il campionato di Formula 2 secondo, che anche lì all'ultima gara, al primo giro, mi hanno cacciato fuori. Ero arrivato a Misano con 8 punti di vantaggio, il vincitore prendeva 9 punti e ho finito il campionato per un punto di punto o a pari punti, adesso non mi ricordo neanche. Poi c'era la differenza delle vittorie che gli ha dato il campionato a Corrado Fabi. E poi nell'84 nell'83 che... allora fine dell'82 mi ha chiamato Maurice Nunn della Theodore Ensign per chiedermi se volevo correre con loro in Formula 1. Certo. Che domande sono? Però anche lì mai un giorno di prove, il budget non c'era, la squadra era proprio alla fine, ovviamente avevano bisogno di sponsor, ero riuscito a trovare qualcosa anche se io come sponsor. Ovviamente non avevo esperienza come cercarli, non avevo mai avuto bisogno di cercarli, e anche quando li ho cercati non li ho mai trovati, magari qualche amico li ha trovati per me, ma io direttamente non sono capace. E sono arrivato a Rio, in Brasile, nell'83, che non ero mai salito su Formula 1, c'era già la prima gara, la prima volta che l'ho provato è stato il venerdì prima del Gran Premio, ed è stato impressionante perché la macchina andava soprattutto in curva, frenata, motore, tutto quanto. La seconda gara era Long Beach e lì è stato incredibile perché appunto non avevo mai provato prima di Rio. Rio ho fatto la prima gara, che poi non mi ricordo neanche se l'ho finita. Arriviamo a Long Beach, allora c'erano due qualifiche, una il venerdì e una il sabato. E le qualifiche di venerdì avevo il quarto tempo con la Teodoro, incredibile. Il giorno dopo purtroppo iniziate le qualifiche, la pista era molto più veloce, iniziate le qualifiche, ho toccato un muretto, ho piegato una sospensione, per cui non ho migliorato il tempo di venerdì e sono partito praticamente ultimo. E poi in gara avevo rimontato fino al quarto posto. Poi ho cominciato ad avere problemi di vibrazioni di gomme impressionanti, una volta non si cambiava e non si faceva neanche il rifornimento. E col cambio, che avevo perso la quarta, non funzionava più. Dunque sono riuscito a finire la gara così, sesto. Il primo punto, allora prendevano punti solo i primi sei. Primo punto in Formula 1. Vabbè. Incredibile, anche lì avevo subito lasciato il segno e avevo delle ottime possibilità per il futuro con diverse squadre. Purtroppo la Theodore poi a metà stagione aveva praticamente chiuso i battenti, non abbiamo neanche finito il campionato, e la macchina invece di migliorare come facevano gli altri andava sempre meno, così. Perché gli altri andavano sempre più avanti. Esatto. E poi l'84 con la Toleman, anche lì una storia un po' lunga. C'era Ayrton Senna in squadra che aveva già firmato come primo pilota.
Ma lui aveva già firmato perché era arrivato prima di te a firmare? Sì, sì. Che sì, se sì. tu fossi arrivato magari due giorni prima saresti stato tu il primo pilota? O... No, lui aveva già dei contatti lì con Toleman, già, lui correva in Inghilterra con Formula 3, insomma, aveva già... Era già di casa anche lì. Era già di casa lì e infatti prove non ne ho mai fatte, le faceva solo lui. Il motore iniezione elettronica ce l'aveva solo lui, io avevo quello meccanico dell'anno prima, c'era una differenza di potenza e di velocità notevole. Ma tu dopo la sua auto a iniezione elettronica l'hai mai provata? Cioè, t'ho detto... Una volta siamo andati a provare lo stesso giorno a Donington, che c'era solo una macchina, l'ho provata lui, l'ho provata io, sono stato un po' più veloce di lui. E da quel giorno lì praticamente mi ha tolto il saluto. Ah! E vabbè. Fino a... poi dopo da lì si è arrivati al Gran Premio di Gran Bretagna. Quelli, il fattaccio, diciamo, che non ti ha permesso di eguagliare Surtees, che sennò anche sulla lì, carta ci saresti potuto arrivare. È stato brutto perché... era una macchina completamente nuova che finalmente avevano deciso di farla anche per me e dovevo andare in Inghilterra a provarla una settimana prima del Gran Premio, non era pronta, l'hanno finita il venerdì all'alba in tempo per le prove libere, i meccanici li ho lasciati lì che era mezzanotte, l'una, non so, sono andato a dormire. Erano lì che bestemmiavano, lavoravano, non riuscivano a mettere a posto questa macchina, a fargli l'assetto, a finirla. E venerdì, prove libere, ho fatto un giro e mezzo. E qualcosa ha ceduto, si è staccato, non lo so, mi sono schiantato contro il guardrail. Era una delle prime scocche in carbonio, appena toccato è esplosa, sono rimasto praticamente seduto in terra, fracassandomi le gambe. E diciamo, tu prima di quell'incidente avevi già, cioè, eri già stato corteggiato anche da altre squadre, come la McLaren, come c'era la Williams, qui. Avevo sì, ottimi contatti, Brabham, Williams, McLaren e anche Ferrari. Tu hai conosciuto il grande vecchio? Sì, sono andato qualche volta a trovarlo. Adesso io te lo chiedo a te, perché non so se avrò in futuro di fare questa domanda a qualcun altro che magari può saperne di più. Ferrari ti ha mai detto perché nutriva una certa un'ammirazione più forte per quelli che venivano dal mondo del motociclismo, come è stato, cioè come lo eri tu, come lo è stato Surtees, come lo è stato Ernesto Brambilla? No, non me l'ha detto. So che anche Bernie era molto, non so, gli piaceva molto i piloti che correvano in moto, perché lui correva in moto anche. Anche Eccleston? E infatti avevo un ottimo rapporto allora con Bernie e lui, penso che l'anno dopo, se non mi succedeva l'incidente, probabilmente combinavo con lui, con la Brava. Che poi c'era anche la BMW dietro, un po' di... La BMW che a quei tempi quella di Keke Rosberg? No, sto sbagliando io. E siccome conoscevo già la gente della BMW, avevo corso anche in turismo e la Formula 2 con i motori BMW, allora avevo anche con loro un buon rapporto. Quindi è per quello che dopo l'incidente hai cominciato a guidare con le BMW? Sì. Che sì. già c'era rapporti? Sì. Sì, anche se poi un anno l'ho fatto nell'86 con la Volvo e nell'88 con la Mercedes, il primo anno della DTM. Però sono stati quei due anni lì, il resto era sempre BMW. E arriviamo all'89,
in cui diventi campione italiano con la BMW. Sì. Contro chi ti sei giocato il titolo? Beh, come compagno di squadra era la Vaglia, che abbiamo avuto qualche scontro di troppo. Lui però, allora quell'anno lì la BMW aveva deciso, siccome c'erano delle concomitanze fra il DTM e il campionato italiano, aveva deciso di far fare il campionato DTM a Ravaglia e io facevo l'italiano, per poi eventualmente l'anno dopo cambiare. Esatto. E infatti lui è riuscito a vincere il DTM e io ho vinto l'italiano, e l'anno dopo che lo stavo vincendo io invece è successo il fattaccio all'ultima, che all'ultima gara. Sì, quello con Schumacher. Che poi adesso io ho visto il video, lì sembra che Schumacher non è che abbia sbagliato, aveva proprio sbagliato gara, nel senso, invece di fare velocità su pista con DTM era il giorno del rally. Il suo obiettivo era quello di andare a centrare me, non importava come. Cioè tagliando proprio, cioè superare tutti, ma tagliando, cioè c'è avuto proprio precisione. Mamma mia, sembrava proprio una roba con l'elettronica. Che poi dopo si vede dalle riprese dell'epoca che vi siete girati e eravate praticamente con le portiere uno fianco all'altro. Cosa vi siete detti in quel momento? E soprattutto in che lingua? Io gli ho detto di tutti i colori, ovviamente non è che mi poteva sentire perché le macchine coperte, chiuse. Però dopo la sera gli ho detto di tutti i colori. Ormai era fatto, se n'era andato. Era andato. Però dopo c'è stato il 93, il 94, il 98. Beh, quelli lì, hai vinto quelli. Però sì, che la BMW poi si è ritirata dal DTM e allora ha fatto GT3 e Super Turismo. Schumacher non c'era più in giro? No. No, ma infatti lui non faceva il DTM, l'avevano messo lì per quella gara lì. Ah, lui, come lui diciamo corso, tipo wild card? Aveva corso, sì, aveva corso Formula 3 e la Mercedes l'ha messo lì. Che in quegli anni te la giocavi con Klaus Ludwig. C'era Ludwig che poteva vincere il campionato, c'era Stuck che poteva vincere il campionato. Stuck con l'Audi e Ludwig con la Mercedes. Con la Mercedes ha messo due macchine in più, una con Schumacher e un altro, non mi ricordo chi era, per cercare di fargli vincere il campionato a Ludwig. Però l'ordine si vede che era chiaro. Eliminare me, eliminare Stuck, perché ci è riuscito alla prima curva e sempre al primo giro alla Sachs, all'interno lì al motodrome di Hockenheim, un'altra Mercedes ha centrato Stuck e si è intraversato, solo che Stuck aveva la Audi A8 V8 V8 trazione integrale, per cui lui si è salvato. È riuscito a ripartire? È riuscito, no, sì, non è neanche uscito, si è intraversato, ma... Ah, però la ripresa? È continuato, sì. Poi io sono riuscito a rimanere fermo lì in mezzo alla pista, dov'ero, perché cercavano di buttarmi fuori, ma sono rimasto lì e così hanno dovuto fermare la gara. Sono ripartito col muletto. Però il regolamento diceva che se cambiavi macchina devi partire ultimo, non potevi ripartire al tuo posto. Infatti sono partito ultimo e sono arrivato dietro le Audi. Ma anche l'Audi aveva uno squadrone di macchine, erano quattro Audi lì che nessuno riusciva a passare. Ha vinto Stuck il campionato. E poi almeno non ha vinto Ludwig con la Mercedes, visto che hanno giocato sporco. Almeno quelli che hanno giocato pulito. Allora, e poi dopo c'è stato il 2001 e il 2002 in cui hai vinto la V8 Star. Sì. Che auto avevi? La Irmscher, la Opel. Ah. Cioè, erano tutte macchine uguali, stesso motore, stesso telaio, cambiavano come la carrozzeria.
cambiavano le carrozzerie, c'era tipo BMW, tipo Audi, tipo la Opel. E sì, mi hanno fatta convincere, ho vinto tutti e due i campionati. E adesso passiamo alle domande di rito, come quelle di prima. Qual è stata la tua auto preferita? O quella che ti ha dato più soddisfazione? Beh, macchine belle ne ho guidate tante, tipo la McLaren F1, il prototipo Williams, BMW, e Formula 2 è stata una macchina eccezionale, era bellissima da guidare, velocissima in curva. Infatti in certe piste fra la Formula 1 e la Formula 2 c'era poca differenza di tempo. E ovviamente quella che diciamo ha dato più soddisfazione è la M3. Ho vinto tante gare, ho vinto tanto con quella macchina. Anche il Super Turismo è stato molto bello, però. Diciamo che alla M3 sei più affezionato. Il posto più bello dove hai corso con le auto? O dove hai avuto più gusto? Difficile. Port Ricardo è una pista che mi è sempre piaciuta. Il duello che ti anche è piaciuto? Imola, mi è sempre piaciuto. Ovviamente era bella l'Imola di una volta, no? Dopo tutte le modifiche che hanno fatto. Che ci vuoi fare? Il duello che ti è piaciuto di più? Auto? Sì, anche se non sei arrivato davanti. Che tu a riguardarlo magari in televisione e dire, ma questo lo rifarei. Allora, di solito è successo l'ultima gara del campionato, anche quando mi giocavo i campionati, non so, tipo il Super Turismo in Germania nel 94 al Nürburgring, che è stata una lotta dalla prima all'ultima curva, e lo stesso nel 98. Poi, non so, una gara bellissima è stata anche a Vallelunga con Super Turismo nel 96, che lì ho perso il campionato per colpa del gioco di squadra sbagliato. Ma non so, anche lì è stato bellissimo perché mi ricordo che c'erano le Audi che andavano forte e io ho vinto l'ultima gara del campionato lì a Vallelunga. Prima Pirro che ha cercato di chiudermi alla trincea, ma l'ho passato lo stesso in trincea, un posto praticamente impossibile da superare. E dopo con Capello, sempre la stessa gara, nel curvone sono riuscito a passarlo all'esterno. Anche due posti incredibili da superare, eppure sono riuscito a vincere la gara. Ayrton Senna diceva che quando gli chiedevano chi fosse stato la sua spina nel fianco, diceva il tuo nome. Cioè, proprio scritto su nero su bianco il libro. Chi è stato la spina nel fianco del driver Cecotto? È stato qualcuno che ti ha dato più filo da torcere degli altri? Non saprei. Di auto, di moto? Di auto. No, sono sempre state delle bellissime battaglie, già dal Formula 2, già... Cioè, però, c'è stato un osso più duro che ti ha fatto faticare di più? Ma tante gare che ho dovuto faticare, sì, ma un po' per... Ma dare un nome a un pilota non saprei quale, perché ce ne sono talmente tanti. Se no non sarebbero sui campionati. E con chi avresti voluto misurarti in auto, ma non hai potuto perché non vi siete mai incontrati o perché eravate di epoche diverse?
che magari qualcuno, cioè per dire, oggi Lewis Hamilton dice che gli sarebbe piaciuto correre con Senna perché è il suo idolo e quindi gli sarebbe magari piaciuto misurarsi con lui, oppure che so, Verstappen col padre o Leclerc con Schumacher. Sicuramente un pilota che mi piaceva molto per la sua guida pulita e tutto quanto era Prost, e che correva anche nell'84 quando corresso, 83-84 quando correva in Formula 1. Ma quello potrebbe essere uno, ma perché no anche Hamilton, che anche quello da quando ha iniziato mi ha proprio colpito la sua guida, la sua frenata, le traiettorie, cioè il suo modo di guidare. Vale, vale. E c'è qualcuno che ti assomiglia nel mondo del corse delle auto? Come, diciamo, come Simoncelli nelle moto, nelle auto, oltre ai tuoi figli? Oh. Ah, direi solo loro. Qualcosa forse hanno preso da padre. Se oggi fossi ancora in attività, dove e cosa guideresti? Cioè, nel senso, in quale campionato, avendo tu corso sia Formula 2, Formula 1, DTM e Super Turismo, e con quale auto? O qualsiasi altro campionato che... Beh, ovviamente mi è rimasto l'amaro in bocca della Formula 1, che non ho potuto fare quello che ho fatto in tutte le altre specialità dove mi sono cimentato. Per cui sicuramente mi piacerebbe guidare una Mercedes in Formula 1. la faccio facile. Infatti, è quello che stavo per dire. Oggi segui ancora le gare sia di moto che di auto. Cosa ti piace guardare? Le moto tantissimo, mi piace molto, mi piace i duelli della MotoGP. La Formula 1... Ti addormenti, diciamo, col suo divano come, diciamo, tutti gli altri. Diciamo che è un po' ridicolo gli ultimi anni con sta Mercedes che stravince tutto anche quest'anno. Primo, secondo, primo, secondo, primo, secondo. Quest'anno mi sono molto scocciato quando hanno penalizzato Vettel a Montreal, che non c'era assolutamente bisogno. E poi, ormai, cioè, non ha fatto nessuna scorrettezza. Era davanti ed è rimasto davanti. E Hamilton ha provato a buttarsi all'esterno, ha sbagliato, doveva buttarsi eventualmente all'interno, l'avrebbe superato. Mm-hmm. Però Vettel era anche... Vettel aveva già difficoltà a tenere la macchina, gomme sporche e tutto quanto. Era solo un passeggero della sua auto. Appunto. Ha perso il controllo. Sì, e aveva anche le gomme sporche, è andato sull'erba, per cui anche rientrare lì e cercare di non andare a sbattere contro il muro era già la prima difficoltà. E comunque assurdo, anche perché tutte le altre gare, primo, secondo Mercedes, almeno una gara che poteva vincere la Ferrari, gliela tolgono così, in quel modo lì, è proprio assurdo. Negli anni si è parlato molto di un ipotetico salto di Valentino Rossi dalla MotoGP alla Formula 1, che alla fine non c'è stato. Ma di recente Andrea Dovizioso ha partecipato al DTM a Misano. Tu lo hai visto, cosa ne pensi? Hai avuto modo? Non ho visto niente, purtroppo. Mi hanno detto che è stato bravo, però è tutto quello che so. Basandoti su quello che vedi sulla MotoGP di Dovizioso, come credi che potrebbe andare in auto? Ma penso bene, perché ha una guida molto pulita, molto preciso. Sicuramente può dire la sua. Negli anni in cui correvi, diciamo, in auto, hai avuto anche offerte diverse dal turismo, come fosse il rally, la Parigi Dakar, la 24 ore di Le Mans? Sì, Le Mans l'ho fatta qualche volta. Ho avuto un'offerta dalla Volkswagen anni fa per la Parigi Dakar, quando vinceva con la Touareg. Ovviamente inizialmente ci ho pensato su, ma
Sai, dopo c'è cioè un tipo di gare, a parte che non ho mai fatto, mi sarebbe anche piaciuto, Ti però incuriosivano. mi incuriosiva, però pensare a tutto il caldo, la sabbia, tutte queste trasferte, queste incognite, sta roba, ho rifiutato, forse ho sbagliato. Ah, almeno Vabbè. come un'esperienza potevo anche farla. Vabbè. Oggi ci sono i tuoi figli che hanno intrapreso la carriera di pilota. Solo di auto, giusto? Sì, perché da quando sono nati mi hanno visto correre in auto, per cui di moto ho visto solo qualche foto. Basta. E adesso che sei tu nei panni di tuo padre quando hai iniziato a correre, che ti viene da pensare? Cioè, o perlomeno, cosa ti è venuto da pensare quando ti hanno detto, papà, noi vogliamo correre? Ovviamente pensi a tutte le cose, Ai rischi. ai rischi che ci sono. E d'altra parte, dopo tutti gli anni che, e tutte le corse che ho fatto, non potevo neanche dirgli che sono stato un cretino a correre, che loro non devono farlo. Per cui sì, mi hanno messo un po' in difficoltà, però d'altronde, dal momento che hanno dimostrato la passione e la voglia di farlo, ho dovuto cercare di aiutarli. È giusto. Quando vai al Festival di Goodwood, se ci sono sia le tue Yamaha, sia le tue BMW, fai il doppio turno o fai testa o croce? Ma diciamo che è un po' il discorso che ti facevo prima, che le moto vecchie, che mi hanno anche dato dei problemi in quei pochi giri che ho fatto in pochi eventi, non mi danno tanta fiducia, preferisco un'auto. Ok, Un'auto vecchia a una moto vecchia. diciamo l'auto vecchia, stai comunque fermo, Seduto stai lì, seduto, insomma. no, non caschi con la moto vecchia, con l'auto vecchia. È una caduta in moto mi dispiacerebbe. Sai, una volta non ci pensavo, ma Adesso adesso sì. sì. Vabbè, Johnny, è stato un piacere. Piacere anche per me. Ci vediamo. Ciao.